Cosa io sarebbe? Sono la tua assistente. Assistente! Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi svuota la spesa. Come puoi vedere qui già c'è il mega sacchetto del Lidl, tra l'altro è bellissimo. Questo lo abbiamo acquistato in Germania. Non so se in Italia si può trovare. Spero di sì perché è veramente adorabile. È in tela, super resistente. Allora, noi siamo appena tornati da... Noi siamo appena tornati dal supermercato, siamo andati sia a Lidl che da Conveniente e non so se questo supermercato si trovi in tutta Italia, io sto in Sicilia, a Trapani, e hanno delle offerte vantaggiose, quindi abbiamo comprato un po' di cose e niente, voglio mostrarti quindi tutta la spesa che abbiamo fatto, ci vediamo tra un attimo. Questo video oggi non sarò da sola perché qui con me c'è la mia assistente. Eccola qui, saluta magari. Ciao. Cioè, con una mano perché l'altra è infortunata. Eccola qui, la mia Roxy si è praticamente fratturata la mano, ormai è da circa quasi due settimane che si è fratturata la mano, infatti stamattina siamo anche andate all'ospedale per fare la visita di controllo e dovrà tenerla altri 10-12 giorni. Sì. Sì. Allora, cominciamo dal supermercato Conveniente, si chiama così, e poi passiamo al Lidl perché il bustone del Lidl sono tra l'altro due, qua giù c'è un altro, abbiamo preso più cose. Lei, la mia assistente, leggerà i prezzi. Speriamo di farcela. Allora, iniziamo con le cose che ho qui su, che ho già uscito dal sacchetto. Ho preso i chipster, che sono le mie patatine preferite. Ogni tanto lo sfizio me lo devo togliere. Questi qui costano 1,99€, tranquilla, me lo ricordo il prezzo. Quindi se mi ricordo i prezzi li dico io. Come il Ritz, questi qui sono i preferiti della mia Roxy. E questi costano 2,49€. Poi io mi sono comprata i wrap, questi qui da Conveniente, e questi se non mi sbaglio costano mi fa ridere perché vedo lei che tanto bene non ci vede anche se ha gli occhiali e poi tipo dov'è il prezzo? Dov'è? Questi qui costano all'incirca 3,49€. Ne ho presi due perché mi piacciono tantissimo. Stessa cosa per la base pizza della Char. Le prendo sempre, inutile che ti disperi a cercare, tranquilla. Le prendo talmente tanto spesso che mi ricordo il prezzo. Anche questo qui sui 3,50€. Poi passiamo ai panini Nutri-Free. Oddio, dove sono? Vabbè dai, i panini Nutri-Free. No, ci sono, è solo che non trovo i prezzi. Comunque ne ho prese tre confezioni e tra un attimo vi dico quanto sono costati. 3,15€ la confezione. Ok. Questa assistente non è molto brava. Comunque, poi ho comprato la bevanda di soia, questa qui, Terra Buona, che costa 99 centesimi, però non è granché. Ecco, l'abbiamo presa solo perché è economica. Poi ho comprato sempre soia, questa qui della Valsoia Morbido, e questo è costato 2,90€. Vediamo un po' com'è, io non impazzisco per la Valsoia, la mia marca preferita sinceramente è Alpro, però lì non la vendono in questo supermercato. Poi abbiamo trovato il tonno Nostromo in offerta, 6 lattine da 60 grammi con l'olio, e questo è costato 4,49€, ho sbagliato per poco, va bene. Abbiamo preso anche le alette. Queste qui a 3,64€, tra l'altro devo mettervi la ricetta di come le faccio io nella friggitrice ad aria perché vengono buonissime. Poi ho acquistato gli oro Saiva senza glutine. Prezzo 2,89€. 2,89€, brava assistente.
Pesche sciroppate, che mi piacciono tantissimo. 1,79. Ok. Poi, pan gratis della Char. 3,79. Come sto diventando brava. cosa c'è qui? Il volantino. Poi le due broscine di questa marca, Lago, ciambelline. Sì, 1,69. Ok. Proseguiamo. Abbiamo trovato in offerta anche il caffè Splendid classico. All'interno ce ne sono tre pacchettini a 4,99. Perfetto. Io ho preso anche la Philadelphia vegetale che mi strapiace. Allora, non vedo il prezzo. Ed è costata 2,59. Ok. E le ultime cose? Ah no, ne ho presa anche un'altra confezione di Philadelphia vegetale. E poi ho acquistato questo qui, il parmigiano reggiano della marca Saviola. A 1,49 euro la confezione, vero? Sì, esatto. Ricordavo bene. Ok, adesso andiamo avanti e piazziamo. Passiamo ai mega bustoni Lidl. Quindi puoi cambiare scontrino. Allora, cominciamo da qui su. Ho preso i fusilli bio di riso a 1,49 euro la confezione. Sono 100% riso integrale, senza glutine. L'ho già detto in un precedente svuota la spesa che sono buonissimi. Poi ho riacquistato questi che mi piacciono tanto, della Milbona, senza lattosio, yogurt greco colato, due confezioni e una costa 99 centesimi. Mi ricordo più i prezzi io che tu che stai lì 2 ore a sfogliare lo scontrino, va bene. Di questi invece devi dirmi tu il prezzo. Abbiamo preso le noci sgusciate. Sì. Che erano in offerta. Non ci vedo. Allora, broccoletti. Noci sgusciate. Sì, 1,79. Ok, a 1,79. E sono buonissime sia come spezzafame, ma noi le utilizziamo anche per il pesto. Poi Roxy si è presa il cornetto vegano vuoto e qui non c'è scritto il prezzo, sui 49 centesimi. Sì, 49 centesimi. Ok, io questo prima lo mangiavo e mi piaceva tantissimo. Poi abbiamo acquistato due broccoletti bio. Sta cadendo. Broccoletti. Tra l'altro adesso devo andare a prepararlo per il pranzo. Questo video poi ve lo carico stasera. Allora, 1,79 al pezzo. Ok, 1,79. Passiamo a questo sacchetto qui a fianco a me. Abbiamo acquistato questo mega bustone di spinaci, così posso fare il risotto con gli spinaci che a noi piace tanto. Lei guardava me invece di cercare il prezzo. Allora, dove caspita sta? Qua, allora, spinaci, busta da 500, 1,99. 1,99 euro, 500 grammi. Lattuga, ne abbiamo presi due cesti, era in offerta a 89 centesimi, questo me lo ricordo. 89, giusto? Sì, sì. Ok. Perché poi a fianco c'era anche l'altra. Patate, novello, ho perso una patata, tra l'altro. Patate novelle le abbiamo già acquistate a Lidl a 1,79 al chilo e sono buone. Noi patatare mangiamo tantissime patate, pasta con le patate, patate nella friggitrice ad aria, patate bollite. Poi ho voluto acquistare questo qui, il parmigiano reggiano DOP antichi maestri. Oltre 30 mesi come stagionatura, quindi è senza lattosio ed è costato 4,79. Ok, 4,79, ottimo prezzo perché 235 grammi. Sono riuscita a trovare questo, per fortuna, che io utilizzo sempre e sono della Tipex, i correttori a tape, ce ne sono all'interno due. E costano, non lo so se sono sui 99, no, forse 1,50 euro. Deve esserci scritto tipo tape. 2 euro. Sì.
ci hanno aumentato il prezzo, non erano più economici prima. Vabbè, comunque li ho presi perché io questi li utilizzo tantissimo, visto che scrivo tantissimo. Le forbici! Roxy ha preso le forbici, noi in passato le abbiamo già comprate e sono validissime. Io quando vi mostro i volantini del Lidl ve lo dico sempre, che le forbici che vendono sono ottime. Ce ne sono tre, di tre diverse misure, e costano... 2,99. 2,99 euro. Però peccato che non hanno il cosino quello per stringere, sì. No? Per svitare le bottiglie. Vabbè. Ma questo quando l'hai preso? Schiaccianoci. Schiaccianoci, d'accordo. Ma questo quando l'hai preso? Che non me ne sono di nascosto. Di nascosto. Lei acquista le cose di nascosto perché io spesso non gliele faccio acquistare. Tipo i salumi, insomma, cose che fanno male alla montana, i latticini, no, perché non voglio che li acquista, perché non sono molto salutari. E quindi quando io mi allontano, che guardo altre cose, lei ne approfitta e si prende la Coca-Cola montana, i biscottini. Tipo lo scopo. Ok, quindi provolone, valpadana DOP, stagionatura minima 6 mesi della Italiamo. Oddio, il prezzo. un attimo, un attimo. Tanto noi siamo qui, non andiamo via. 2,99. 2 euro. No. Ma questo è quello che puzza di piedi. Dai. Ma è vero, 2,99. Poi, zucchine. Abbiamo trovato le zucchine bio in offerta, quindi ne abbiamo acquistate due, anche perché ieri siamo andate in un altro supermercato, alla Conad. E ho acquistato altre tre o quattro zucchine, non ricordo. Comunque io le uso tantissimo, soprattutto fatte a forno o vellutata. Mangio tantissime zucchine, 500 grammi. Prezzo 1,79. A 1,79 euro. Allora, ci sono le ultime due cosine e abbiamo terminato. Turutù? Sì, non c'è più niente. Sacchetti per la spazzatura, questi gialli, 110 litri, 10 sacchetti. Okay, li ha persi? Non li trovo più. Un attimo, non li trovo. Non li trovo. Poi c'è il pezzo top, che è una cosa che devo assaggiare qua in video con voi. Sì, 1,29. A 1,29 euro. E poi sono riuscita a trovare loro, praticamente non c'era rimasto più nulla della Japan Style, insomma della settimana asiatica, però ho trovato questi qui e quindi ho detto no, io li devo assaggiare assolutissimamente, tanto glutine non ne hanno e neanche lattosio. Sono Nori Snacks, quindi degli snack con la foglia d'alga. E sono troppo curiosa ad assaggiarla, adesso l'assaggio con voi in video, e sono costati 79 centesimi. Esatto. 79. Vediamo un po' come sono. Non ne ho presi di più perché ovviamente, cioè, non so se mi aggradano o meno. No, sì, le vuoi assaggiare le alghe? Dai, quando mangi il sushi, quelle rare volte, l'alga la mangi. Vediamo un po' come sono. E poi tra l'altro l'alga dovrebbe essere salutare, cioè dovrebbe proprio fare bene perché contiene omega 3. Guarda che strane! Non fare quella faccia disgustata. Sono fatti così, quindi sono questi fogli di alga. Voilà. Che buon profumo, sono di mare. Sentiamo il rumore. Carta. Non è carta, è alga. Vuoi assaggiarla? Un pezzettino ino. Se la metti sulla lingua si scioglie, un po' come l'ostia, effetto ostia. Che buona! No, sapevo ne prendevo di più. Sa di mare. Ti arriva quel gusto salato. Dai, buona. Vabbè, se vi piace l'alga del sushi, identica. Secondo me è buona. Però, sì. A posto delle patatine, come dice che sono più alghe. Così. Con un po' di terremoto. Mi sono spostata. Raga, sinceramente, ma cosa c'è qua dentro? Cioè, guarda cosa ho trovato. Cos'è? Non lo so.
scritto, oddio, silica gel. Non si mangia questo. Sicuramente per non farla tipo ammuffire e Sì. mantenerla, insomma, fresca, diciamo così. Allora, stavo dicendo, ragazzi, il mio voto per questa qui è 8,5. A me piace tanto. Cioè, non mi dispiace proprio per niente. A me piacciono le alghe. Il tuo voto? 7. 7. Ah, dai, sei stata generosa vedendo il tuo viso non tanto convinto. Fammi sapere se hai trovato qualcosa della settimana asiatica del Lidl. Se le alghe ti piacciono e le hai mai provate, così sono curiosa. E ok, questo mega svuota la spesa è terminato. Io spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Se è così, lasciami un bel pollice in su, mi raccomando. Fammi sapere qualcosa nei commenti, qualsiasi cosa, pure buona giornata. Per me va bene. Comunque, niente, spero appunto di leggerti giù. Io ti ringrazio per essere stata con noi a guardare questo video. E niente, ti mando un bacio, ti auguro una buona giornata e spero ovviamente di rivederti anche in un mio prossimo video. Ciao! Ciao!